Bentornati nell'Orto Entelechia in questa giornata di fine aprile, o per meglio dire della luna calante del mese di Cucurbita, per fare riferimento al lunario Entelechia. Oggi voglio osservare alcune semplici cose, un video soprattutto celebrativo. Questa è la quinoa, miscuglio multivarietale. E sta incominciando visibilmente a prendere forma, a prendere forza. Vista così, non sembra diversa da un farinaccio, o anche detto farinello, o anche detto Canopodium album. È estremamente simile. Infatti, se andiamo a vedere la foglia da vicino, sviluppa la classica farina. La classica. Dov'è? Non so se riesco a metterla a fuoco. La classica farinella. Che sono questi corpuscoli semipolverosi sulle foglie. Ora noi sappiamo che è quinoa, quindi lasciamo che faccia il suo corso. Attenzione, qui vediamo già le prime spighette, le prime infiorescenze in fase di sviluppo. Ebbene, che dire, sono felice dello stato di questa vegetazione. E stiamo a vedere quello che salterà fuori. Qui entriamo nell'alternanza delle varie varietà di grano, segale, farro, orzo, ricevute in dono dal dolce Matteo Caloi. Come vediamo, stanno incominciando a crescere ampiamente. Alcuni un po' allettati, alcuni meno. In mezzo alle file ho messo qualche pianta di calendula, qualche pianta di cipolla egiziana, soprattutto nella parte esterna a ridosso del camminamento. E vediamo che le cipolle egiziane, attenzione, anche queste stanno incominciando a fiorire, nonostante siano molto piccole. Perché questo? Perché le ho trapiantate in ritardo rispetto al loro ciclo biologico classico, diciamo. Sono molto felice di questi grani, ho molta fiducia, qualunque cosa decideranno di fare. E subito di là dai grani, ecco qua il tripudio di fagioli, anzi fagiolini rampicanti, seminati in qualche video addietro con il metodo del tubo e l'accompagnamento del peperoncino. Diciamo che sono tanti. Ma rispetto a quanti ne avevo messi giù, ce ne sono pochi. Cioè, ce ne sono pochi. È il numero giusto alla fine. È una bella fila di fagiolini. Anzi, vediamola in prospettiva. È una bella fila di fagiolini che incomincia a venire su. Per adesso mi sento di dire che il peperoncino ha aiutato inevitabilmente, indubbiamente. Perché molte altre volte non ne nascevano così tanti perché arrivavano i topazzi e li mangiavano. Ora, tralasciando altri punti dell'orto che sono per me in questo momento non prioritari, voglio porre l'attenzione sull'abbazia dei pomodori. In questa sede sto lavorando su questa aiuola e la sto riattivando completamente con la forca vanga. Ho tolto i residui dei cavolfiori perché tanto ormai non ci servono più. Ho tolto i sedani che stavano andando in fiore. Qui ce n'è rimasto uno. E purtroppo li espianto con tutta la radice che vado a sciogliere per lasciare il terreno fertile nell'aiuola. Mentre la rosetta di foglie e il suo gambo in fase di espansione, raccolgo tutto, poi taglio la radice per ridarla al terreno e come pacciamatura, e il resto lo metteremo probabilmente nell'essiccatore per fare una spezia. Questo assieme a tutti gli altri che ho tolti, che erano 5 o 6. Perché li tolgo? Perché non mi interessa tenere il seme, perché sono piante manipolate da vivaio. E
ora mi sto cercando di rifare con le piantine di sedano nella serra per la coltivazione di quest'anno. Si spera un po' più gloriosa rispetto a quella dell'anno scorso. Qui vediamo che la mano entra, che è una meraviglia, ovviamente, perché ho forcavangato. Vediamo che la tessitura del suolo è bella, è una bellissima via di mezzo tra organico e inorganico. Si sta incominciando a creare seriamente un orizzonte A, per fare riferimento a quanto detto nella playlist dall'orto all'agroforesta. Qua vorrò fare poi un impianto dell'archetipo simbolico del pattern numero 3, per cui metterò un ventaglio di verdure estive in base a quello che offre soprattutto il semenzaio in telechia. La cosa su cui vorrei porre lo sguardo però è questa: il margine dell'aiuola, il piede dell'aiuola. Chi magari segue i video da quest'autunno sa che io qui ho messo delle cipolle apposta per determinare una sorta di barriera che andasse a creare un corpo fisico produttivo, ma anche difensivo, tra virgolette. Cosa vuol dire produttivo? Produttivo vuol dire che adesso, che siamo a maggio, come abbiamo visto nella cipolla egiziana, alcuni esemplari incominciano a fiorire. Queste qui non sembrano ancora molto intente a fiorire, sono un po' più indietro, sono un po' più giovani ancora, però tra non molto inizieranno a fiorire. L'ideale per raccogliere un cipollotto è non andare troppo oltre l'inizio della fioritura, perché più il fiore diventa grosso, più il cipollotto diventa poco carnoso, poco dolce. Allora, ha piovuto in questi giorni, per cui adesso diventa facile estrarre i cipollotti, che li possiamo portare in cucina. E una volta tolti i cipollotti, vediamo che, spostando semplicemente le erbe in fuori, tac, questo bel manto di erbe in fuori, in realtà le erbe crescono solo o addirittura in questo tripudio di camminamento, perché se incominciamo a osservare l'aiuola vediamo che praticamente dal bordo dove erano stati piantati i cipollotti in dentro ci abbiamo soltanto queste quattro lattughine e questi residui di sedani e questi cipollotti vari che derivano dal precedente pattern. Anzi, della verità, queste sono di trapianto recente, ma vista l'ombra dei cavolfiori che erano cresciuti eccessivamente non si sono ben sviluppate, e soprattutto visto che le ho trapiantate senza dargli acqua, poi una notte e più di una notte avevo lasciato il telo aperto, si sono beccate un gelo fotonico e secondo me si sono un po' offese, per questo stanno andando molto piano, a differenza ad esempio, perché uno a questo punto potrebbe dire no, forse sei tu che non sai coltivare la lattuga. Molto probabile, attenzione, molto probabile. Però se facciamo un salto in questa aiuola qua, vediamo che le sorelle di quelle lattughe lì qua sono diventate delle signore rosette. Guarda qua che bei cappucci, densi, ah, sì, compatti, morbidi, pronti a ridarci un prezioso seme. Qui fondamentalmente abbiamo gestito i trapianti in maniera un po' più sensata rispetto di là. Qui, vabbè, piccola osservazione, per me molto importante: ricordiamoci che queste aiuole fanno parte di quel ramo dell'orto, di quella sezione dell'orto in cui questo autunno ho applicato il non fare nella maniera più raccapricciante del termine, quindi non ho lavorato e non ho concimato. Quando sono arrivato a fare l'impianto delle lattughe, come abbiamo visto nei video precedenti, comunque non ho concimato e mi sono limitato a fare la minima lavorazione. Questo a testimonianza che una parte veramente molto importante dell'aspetto della crescita di una pianta è dato soprattutto dalla percorribilità delle radici nel suolo, oltre che la qualità della semente. Perché queste sono lattughe preparate nel nostro vivaio partendo da dei semi buoni,
molto diverse di conseguenza da quelle che abbiamo piantato quest'autunno, prese dal vivaio del paese. Detto questo, torniamo un attimo qui. Oggi questo aggiornamento è un po' ossessivo come il volo di un'ape da un fiore all'altro, ma anche questo fa parte della natura. E dicevo, questa aiuola adesso la vogliamo recuperare, queste cipolle appunto, queste cipolle stanno finendo il loro ruolo. Ecco qui una pianta che incomincia a fiorire, finché il fiorellino è grande così è ancora morbido, è ancora tenero, e quindi il cipollotto di conseguenza è morbido e tenero, ma più si va avanti più il fusto diventa legnoso e più dopo non ha più senso mangiarli. Quindi questo è il momento, per me almeno, di incominciare seriamente a, tra virgolette, farli fuori, nel senso migliore del termine. Cioè raccogliamoli perché ora ce n'è bisogno. Ce n'è bisogno perché comunque sia in questa aiuola si vuole agire per riuscire a riattivarla, e al tempo stesso ce n'è bisogno perché comunque se la lasciamo qui troppo dopo passano oltre. E quindi la cosa che mi piace molto è vedere come, per utilizzare un termine molto apprezzato dalla permacultura, mi piace molto vedere come, valorizzando il margine con una coltivazione rustica come quella del cipollotto, noi riusciamo a ottenere da mangiare e riusciamo a ottenere proprio una barriera fisica che aiuta a definire in modo chiaro lo spazio delle erbe, che a questo punto è molto facile allettare verso il centro. Nessuno ci impedirebbe di raccoglierle con il coltellino per tagliare il prato a zero, ma queste sono scelte poi soggettive, non è detto che non lo faremo ben presto. E intanto si raccoglie, come direbbe il buon Ernest, è comida. E intanto si prepara questa bellissima aiuola per il pattern numero 3. Queste lattughe mi sa che le raccoglierò e le darò alle galline, perché devo ammettere il fatto di aver fatto un pessimo lavoro qui. Non mi voglio accanire troppo su queste lattughe, preferisco piuttosto sostituirle con altre piantine nuove, sempre del vivaio Entelechia, proprio perché in questo caso l'esito dell'esperimento sarebbe falsato dallo shock che hanno avuto al momento dell'impianto. Invece, per poter osservare il comportamento di una pianta, sarebbe idoneo fargli vivere meno stress possibili, almeno nei primi anni. Poi, andando avanti, man mano che si riproduce il seme, è anzi un'ottima pratica sottoporre appositamente a grandi stress le piante per vedere quelle resistenti, ma quella è una situazione successiva. Adesso siamo all'inizio di questa popolazione e vogliamo conoscerla in modo onesto. Via. Qui andrò con importante quantità di forcavanga e ci rivediamo presto. Tanti bacetti. Ti voglio bene.